partiti in questo momento. Parte piano Risacca di Fumo, parte piano Reinaf, lo scatto di Rubrabì che scavalca Rabat e cerca di andare al comando, anche se tenta l'inserimento il numero uno di Roxana Matto, che però poi desiste e si ritrae, anzi rimane terza in corda e si apre di galoppo non appena imboccata. Ha sbagliato anche Rubrabì. Si hanno puntato davvero la numero 1 Roxana Matto squalificato, numero 4 Rubabri squalificato. Paletto in 15-7, c'è l'avanzata esterna di Rivarolo che era terzo in corda, che ha anticipato sul percorso chiaramente Ryan Kronos e che adesso si porta al comando. Ryan Kronos a sua volta rompe gli indugi. Andrea Farolfi prova a far valere la legge del più forte, 16-2 il sorpasso di Rivarolo su Rabà. Intanto rimane quarta in corda Raffica Holz, Ryan Kronos si ripetiamo, cavallo numero 4 Rubrabì squalificato, quello avviso aperto per l'ultimo chilometro, frazione 15-6, Rivarolo è costretto ad allungare, Ryan Kronos traccheggia ma non va decisamente nella sua scia, rimanendo un po' all'esterno in... e adesso va ad apparigliare il favorito per cercare il battistrada, per cercare di far valere il suo ruolo di favorito. 15-2 la frazione. Ryan Kronos è passato a condurre, Rivarolo rimane secondo, in terza posizione a qualche lunghezza Rabà, a precedere Raffica Holz e poi Reinaf e Risacca di Fumo che tenta la risalita. Sono finiti a tabellone i numeri 1 e 4, Roxana Matto e Rubrabì. Frazione in 15-1, mette giù parziali importanti Ryan Kronos, sempre bene in mano ad Andrea Farolfi che può allungare quando vuole, lo fa in piena spinta a finire addirittura di là. 14-7 non sembra, ma è un cavallo dalla camminata davvero importante. Rivarolo cerca di fare del suo meglio, segue per quello che poi il leader, tenendo a distanza Rabà, nette le prime tre posizioni all'ingresso, addirittura arrivo, mentre ha qualche problema a finire la curva Raffica Holz. Ancora 14-7, vuol dire fare 29-4 per isolarsi di parziale intermedio ed è un buon parziale. Ryan Kronos, mentre Rivarolo va un po' in apnea negli ultimi metri ed è Rabà che finisce molto bene al secondo posto. Intanto Ryan Kronos si è distaccato per vincere in 1:16:3 con Andrea Farolfi in sediolo e Andrea Sarzetto al training per i colori della Viking Management. 1:16:3